La Regione Abruzzo sta mettendo a punto la vaccinazione dei ragazzi dai 12 ai 16 anni da parte dei medici pediatri. Tra qualche giorno partiranno dunque le inoculazioni, come ci dice il dottor Maurizio Lanci, segretario provinciale della Federazione Pediatri di Pescara. Beh, noi abbiamo deciso di aderire a questa richiesta di vaccinare i bambini sopra i 12 anni perché questo è l'unico metodo per poter arginare questa pandemia. Noi possiamo fare i vaccini soltanto ai bambini di over 12 anni, tra i 12 e i 16 anni, e faremo il vaccino Pfizer o Moderna, perché c'è stata l'approvazione anche per il vaccino Moderna. I nostri ambulatori non sono attrezzati per questo. Chi ha deciso di fare i vaccini in ambulatori può farlo, ma altrimenti noi li faremo i vaccini all'interno delle strutture vaccinali delle ASL. Il motivo per cui si è deciso di aderire è che prima o poi questi hub vaccinali dovranno pure essere smantellati. Però purtroppo il virus continua a circolare e circolerà ancora probabilmente per anni. Quindi l'unico metodo che abbiamo è quello di vaccinare il maggior numero di persone, e se è vero che i bambini non si ammalano in maniera più lieve rispetto agli adulti, è anche vero che sono comunque serbatoio di virus. Tra quanto tempo potrete effettuare le vaccinazioni? Allora, l'accordo preliminare è stato concluso proprio in questi giorni. Ci sono da valutare alcune piccole modifiche, perché noi facciamo riferimento comunque ad un accordo nazionale che prevede la nostra adesione, e nell'accordo nazionale è scritto che noi potremmo vaccinare anche i caregiver dei bambini, chiaramente, che hanno problematiche, e in alcuni casi anche i genitori dei nostri assistiti. Su questo abbiamo qualche piccolo dubbio, però comunque diciamo che io penso che al più presto, nel giro di un paio di settimane al massimo, ci potrà essere la possibilità della nostra adesione. L'adesione è volontaria, chiaramente. Dottore, ai genitori scettici cosa vuole dire? Allora, guardate, esiste una paura da sempre da parte dei genitori per tutti i tipi di vaccini. Uno dei nostri compiti principali, mi riferisco a noi come pediatri, è proprio quello di fare un'attività di counseling nei confronti dei genitori, cioè spiegare l'effetto del vaccino, il rischio potenziale del vaccino, che è sempre molto ma molto inferiore rispetto al rischio della patologia. Chiaramente, come in tutte le cose, quando poi si parte c'è anche un passaparola da parte dei genitori. Quando poi si parte ci si rende conto che i bambini sono molto più forti di noi, quindi reagiscono anche in maniera più forte rispetto agli adulti con questi vaccini. Quindi io credo che avremo un buon successo con questa campagna vaccinale.